E ciao a tutti, bentornati. Sono sempre Alessandro e siamo sempre su Golf Rival. Ci andiamo a fare. Passiamo un po'. Ci andiamo a fare un po' di partite per iniziare questo Road to Arena da 10.000 coppe. La chiameremo così. E non c'ho niente da aprire, non c'ho niente di gratis da prendere, ok. Quindi andiamo subito dentro alla prima partita. Non so quante ne vengono in 10 minuti più o meno di video che voglio fare. Allora, questo c'ha 8300 coppe. Allora, ragazzi, queste buche sono qualcosa di allucinante. Vincere una partita è già tanto. Allora, posso arrivare fino a qui più o meno e da qui poi dopo posso arrivare laggiù. 10, quindi qui dovrebbe andare bene. Diciamo che da quando ho deciso di salire di livello, ecco, di coppe, di numero di coppe, è finita la pacchia. Perché nelle arene prima, quando ho iniziato a fare video su questo giochino, erano talmente facili, tra virgolette, sapendo bene le regole del vento, sta roba qui. Erano talmente facili che praticamente se le perdevo soltanto perché facevo il cretino per cercare di fare gli albatros e tutta sta roba qui. Se no non perdevo mai. E invece ora si perde, è come se si perde. Meno male che ogni tanto becchi sta gente che sbaglia i tiri. Allora, secondo tiro. Direi di superare questo ostacolo, troppa curva. Lo farei così. A 8 dovrei arrivare al di là dell'erbetta, quindi così, così tirando al massimo. Anche se ho sbagliato, forse non dovrebbero esserci problemi. Ok. Andava anche abbastanza bene. Dopo riesco ad arrivare nel green. Bene, bene, questa forza è portata a casa, ragazzi. Allora, intanto vi faccio vedere tutte le mie i miei dati. Ho giocato 1113 partite, vinte il 62,8%. Chiudi ste mazze. Il driver più lungo è un bug che ho scoperto, cioè che ho visto su YouTube. Poi se è ve lo faccio vedere. Big shot! 11 buche in 1, 14 albatros, 424 eagle e 359 birdie. Le buche occupate nell'arena sono 9, sono sempre quelle, e il master best è 30, meno 32. Allora, 9-9, 9-9 io quasi quasi la tenterei. Tanto male che vada, esatto, mi rimane dentro il green, quindi andiamo al 10, che è la cosa esterna. Andiamo un po' indietro. E proviamo il nostro tiro preciso. Attenzione, forse riesco a fare un albatros in diretta. Ah no, l'eagle, scusate. Ce l'ho fatta, via, ci voglio credere. E a questo punto, caro te, puoi pregare anche il nostro goto. Madonna, questo quante partite c'ha? 2220. Porca miseria. E la prima è andata. Mi ha portato bene a registrare perché l'eagle in queste buche non lo facevo da una vita. Perché sono veramente difficili. Tra l'altro ho scoperto una partita prima di questa, una nuova mazza che ho sbloccato, che è la lava. Ce l'andiamo a aprire dopo sta roba. Subito un'altra partita. La mazza lava mi sembra si chiama, che
non è male per niente, perché ha sia top back spin che side spin, e in più, avendo tutte e due, è anche molto potente di forza. L'unico problema è che qui forse no. L'unico problema è che per portare quella mazza, diciamo, a livello decente, ci vuole tempo e io non ce ne ho abbastanza. Allora, 8 e 2. Fino a qui. Provo a rimanere nel green, ma non vi assicuro niente. E la Madonna quanto non prende gli input quando registro. Ho lasciato il dito, ve lo giuro, più o meno come prima, quando ho fatto Eagle, e invece mi ha continuato la corsa la barra. Non capisco come mai. Solo quando registro fa così. Vabbè. Mi abituerò anche a questo. Comunque da dove sono arrivato dopo con la mazza. La leggendaria che mi leva il debuff dall'erba alta, tra virgolette, dovrebbe essere facile. Almeno quando non registro faccio sempre tiri perfetti. Quando registro no, quindi. Beh, lui è rimasto nel ferro. Ai ai ai, questa mi sa che. A meno che non faccio un miracolo adesso. Allora, 8 e 6. Facciamo una cosa del genere. Uff, è andata bene, vai. Allora andiamo agli shootout. Anche gli shootout sono difficili, ma non più di tanto. Nel senso che c'erano shootout anche molto più difficili nelle buche precedenti, nell'arena precedente. Questi, diciamo, gli shotout di questa arena qui sono abbastanza fattibili, ecco. Anche se tiri così, non c'è bisogno di fare gli shotout. Almeno mi sembra che dovrebbe rimanergli abbastanza a sinistra. Ok. Beh, ce l'ha regalata. Grazie. Ringraziamo. Come si chiama? Ah, Jeff. Ringraziamo il suo ospite. Seconda vittoria, ci entrano tre partite più o meno, come se giocassi a Clash Royale. C'avrei anche Clash Royale, fare video, solo che non sono abbastanza forte. Qui almeno mi sento un pro. A Clash Royale è vero che so a 4000 e rotti trofei, ma in confronto sono una pippetta. Ok, questa buca è una gran rottura di cogliomberi. Onde evitare di fare cavolate, cercherei di rimanere qui, anche se con il vento a favore, quasi quasi. No, vedete, è un casino perché queste buche sono tutte piene di ostacoli, piene di alberi. È un gran casino. Allora, cerco di rimanere più attaccato possibile lì. 9-7 rimbalza qua. Ok, forse ho scoperto quando registro come fare il tiro perfect. Devo lasciare il dito leggermente prima di quando lo lascerei da normale, perché è come se l'input gli arrivasse un secondino dopo. Però, se ci ho fatto la mano, cioè se ho fatto la mano a fare il perfect da normale, ce la dovrei fare anche in questo modo qua. Vedete, tipo no? Tu dici, la mazza lì ci arriva perché la traiettoria gialla si vedeva che ci arrivava, eccola qui, questa qui. Il problema invece è che è pieno di ostacoli e quindi non ce la fai con queste mazze qui. Lui più o meno è allo stesso livello mio, infatti vedete, abbiamo gli stessi trofei. Una volta beccai uno che aveva quasi 9000 trofei, che aveva le mazze stralivellate e tipo questi alberi qui li superava da sopra, faceva il tiro normale.
andava lì in quello spazzettino di fairway e poi da lì arrivava nel green. Quindi uno le mazze le deve portare su piano piano, piano piano, e le porta su. Vedete, non ci arrivo mai al green così. Tra l'altro qui, se va nel nero, è fuori campo, out of bounds. E quindi niente, tiriamo normale, rimaniamo nel green, nel fairway, scusate. Non do nemmeno la traiettoria, tanto. Un po' come grande. L'importante è rimanere sul fairway, così dopo posso cercare di fare un tiro decente. Ora vediamo. Facciamoci gli affari di Pavel. 592 partite, non sono tantissime. Leva ste mazze. Cavolo, 68,7% di vittoria. Madonna, 18 buche in uno. Questo è bravo. Questo è molto bravo. 14 Albatros. Porca miseria. 28, meno 28 Masterbet. Questo è fortino. Ok, è andato nell'erba alta, però in realtà non è un grande svantaggio perché comunque sia da lì può mirare anche a fare buche. Quello che proverò a fare invece io adesso da qua giù è di fare buco anch'io. Allora 9 e 2, quindi 3, 6, 9, la terza è un pochino sopra. Questa è troppo sopra. Così. Proviamo. Cazzarola, forse un po' troppo a destra. Porca miseria. Di mezzo millimetro. Madonna. E niente, speriamo che non abbia la mazza leggendaria che gli leva il debuff e speriamo che non sia... Ecco. Anche se il cerchio non è verde, è giallo, quindi un pochino di ragionamenti li deve fare. La prima linea è 6 e 10 è Maremma cane. Lo sa. Lo sa anche lui il discorso della freccia. Infatti se fa il perfect ha fatto buca. Meno male, è andato a sinistra anche lui. Tra l'altro gli schizza fuori dal green, forse. Esatto. Beh, così almeno questo esempio è stato perfetto del discorso che facevo tempo indietro nei video che ho fatto all'inizio, che i tiri perfetti, come li chiamo io, sono buoni da fare in arena, perché se uno li va a fare qui, se sbaglia, succede questo. Ora, non sempre, io ora l'ho provato a fare perché se avessi sbagliato, e ho sbagliato, la pallina mi sarebbe rimasta dentro il green, però se prendi il bordo buca in questo modo, ti schizza via e quindi c'è da mettere in conto anche quello. Ora, se tu sbagliassi anche questa, guarda, saresti un signore. Maledetto. Andiamoci a fare lo shootout. Madonna, sono già a 13 minuti. Come mi fa abbastanza veloce, o male che vada, verrà un video un po' più lungo. Oddio, questo shootout non l'ho mai fatto. È la prima volta lo faccio insieme a voi. Mai fatto. Allora, se ci arriva con questa mazza vuol dire che non è lunghissima. Forse è il caso di usare una pallina di ferro, quella che rallenta la corsa. Io l'ho capito che sei bravo, ma se riesci veramente a fare una cosa del genere, tanto di cappello. Devi essere no preciso di più. Infatti hai sbagliato, caro. Però gli è andata vicino. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Cazzarola, non ci arrivo con questo. Che cosa brutta. Mi tocca fare così, così, così. E
E sperare di fare bene perché. Ah no. 8, 3, 6, 8. Great shot! Niente. Andata male. Vabbè, dai, due vittorie e una sconfitta ci può stare. Un po' siamo saliti. Direi anche basta perché 15 minuti di video sono troppi. Però visto che ci siamo, ci apriamo questo. Ah, comunque, vedete? Anche le altre leggendarie che ho preso le ho prese da queste ceste. E ci apriamo questo. Così vi faccio vedere quante epiche dà nei bauli d'oro quando si sale di arene alte. Ne dovrebbe dare una decina. 6. 6, esattamente 6, ma guardate quante rare. Cioè, non ho sbagliato. Ok, e vi saluto. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.